Bentornati in studio, io sono sempre Stefania Chiale, sono qui con Valentina Pisanti, semiologa, studiosa, forse si è, semiologa, studiosa del razzismo e del negazionismo. Solo un'interruzione perché c'è un problema con un microfono. Semiologa, dicevo, studiosa del razzismo e del negazionismo. Accamogli ha appena concluso, ha appena tenuto un incontro sulla retorica del negazionismo. Lei ha detto che senza la presenza di un uditorio ricettivo, senza un sistema culturale disposto ad accogliere questo fenomeno, il negazionismo, diciamo che rimarrebbe un fenomeno isolato, o comunque una cosa solo nella mente di pochi. Come si forma questo uditorio ricettivo? Sì, perché il negazionismo è un fenomeno esclusivamente comunicativo, quindi appunto ha bisogno di qualcuno che lo ascolti, che lo riceva, anche per contestare la tesi negazionista. Adesso non c'è bisogno magari di spiegare di che cosa si tratta, la tesi dell'inesistenza del progetto di sterminio degli ebrei da parte dei nazisti. E io constato che il negazionismo esiste dal dopoguerra e però per tanto tempo i negazionisti, quei pochi autori che sostenevano questa tesi, sono rimasti assolutamente inosservati, non sono riusciti a farsi largo nel sistema dei media. Succede qualche cosa che adesso non abbiamo il tempo di ricostruire meticolosamente, verso la fine degli anni 70 e sempre di più man mano che ci avviciniamo ai giorni odierni. Per cui quella tesi, anche quando viene stigmatizzata, contestata, riesce comunque a far parlare di sé. E ci si chiede in questi casi se non sarebbe meglio fare ciò che Marshall McLuhan proponeva di fare, cioè di spegnere l'interruttore a proposito del terrorismo, non dando spazio sui media a questi autori, a queste E persone. poco fa hai detto anche che è la rete l'habitat naturale della diffusione del negazionismo. Adesso sì, da una quindicina d'anni è diventato l'ambiente dove proliferano queste tesi. Naturalmente, questo è una conseguenza della struttura aperta della rete, del fatto che non ci siano i filtri culturali, non ci sono, solo non c'è la possibilità di censurare, ma non ci sono neanche gli esperti che mediano tra qualsiasi voce. E quindi chiunque si ritiene così legittimato a lanciare in rete qualsiasi tesi. In nome della In libertà. nome del principio della libertà di espressione di cui il negazionismo si avvale proprio, tra l'altro trincerandosi dietro, mascherandosi dietro questo principio, perché l'altro aspetto che mi colpisce è il fatto che i negazionisti hanno imparato a sfruttare a proprio vantaggio il principio della libertà di espressione, rappresentandosi come i martiri di questo alto ideale e tra l'altro facendo leva proprio sulle reazioni di ripulsa che i loro discorsi generano. Cioè, sanno che se lanciano le loro provocazioni in rete o altrove, queste provocazioni susciteranno, polemiche. Quelle polemiche sono ciò che dà visibilità al Certo, negazionismo stesso. certo. E lei si occupa appunto di Olocausto e negazionismo, ha scritto libri di riferimento sul tema. Qual è la reazione che teme di più nel pubblico in materia? Le reazioni rispetto La reazione all'Olocausto. del pubblico riguardo a questi argomenti oggi? Ci sono delle risposte culturalmente standardizzate rispetto, spero di non parlare troppo difficile, rispetto alla memoria della Shoah, da quando questa memoria è stata eletta a principio fondativo dell'identità dell'Europa dopo la guerra. E purtroppo, forse è una conseguenza inevitabile della centralità che questa memoria occupa nelle nostre coscienze, per dei buoni motivi. Una delle conseguenze però è che se ne parla spesso in maniera stucchevole e anche in modo appunto molto banale, banalizzato, talvolta anche invece in modo eccessivamente empatico, quasi che identificandosi con le vittime dello sterminio ci si lavasse le coscienze dei misfatti che tuttora avvengono e sui quali potremmo viceversa E intervenire. nota anche una certa stanchezza nella narrazione di queste tematiche, Sì, una certa questo oltre a una certa leggerezza, magari anche una certa stanchezza. Se ne parla di meno, forse?
Ma se ne parla ancora parecchio, ma come è bene che se io non sto dicendo che sarebbe meglio non parlarne. Bisognerebbe sapere come parlarne, ma non perché ci devono essere delle persone che decidono che un certo modo è quello giusto, un certo modo di parlarne, ma che non diventi una formula vuota retorica, come spesso accade soprattutto in occasioni commemorative o solenni, dove la memoria della Shoah diventa poi il pretesto anche per fare discorsi molto vuoti, molto, molto poco incisivi rispetto alla realtà sulla quale, ripeto, si può agire. Se deve essere un esempio, se quella memoria deve servire da esempio, non è per continuare a celebrare, come taluni dicono, il passato, quella memoria e anche le vittime di quel trauma, ma per capire come intervenire sul presente per evitare, come si suol dire, che certe cose riavvengano. Certo, e a proposito di presente, di attualità, proprio sulla narrazione del conflitto tra Israele e adesso è Hamas, pesa la risurrezione di fenomeni acuti di antisemitismo e di razzismo. Quali sono i mezzi di diffusione di queste ideologie oggi? Dei sentimenti anti-israeliani? Sì. Antisemiti, perché talvolta gli argomenti contro Israele, uno può discuterli, approvarli o meno, ma sono argomenti politici contro Israele. Certo. Va bene. Va bene o va male, ma comunque sono, rientrano nella sfera della politica. Talvolta invece sono gli argomenti dietro ai quali si maschera per far passare, per riattivare il solito archivio dell'antisemitismo e in particolare la teoria della cospirazione, che è il punto centrale dello stereotipo antisemita, cioè l'idea che gli ebrei siano da sempre coinvolti in un tentacolare piano e occulto piano per la conquista del mondo e via dicendo, quelle cose da cospirazione, teorie ottocentesche della cospirazione che però continuano a riaffiorare. I contesti sono i più disparati in cui riemergono queste tesi, certamente la rete, ma la chiacchiera quotidiana, quante volte si sentono riferimenti o allusioni a questo presunto complotto. Certo non fa bene che questi argomenti circolino anche per chi volesse viceversa prendere una posizione politica contro Israele, perché è evidente che nel momento in cui vengono risollevati questi vecchi fantasmi la reazione non può che essere difensiva e aggressiva, certo. È normale. Siamo al Festival della Comunicazione, quindi ci spostiamo. Lei insegna all'Università di Bergamo. È più facile trovare un canale di comunicazione con degli studenti o con un pubblico come quello del Festival della Comunicazione? Non ho avuto sufficiente feedback con questo pubblico. Gli studenti io ero presente, mi sembra che sia andato molto bene. No, ma certamente le persone con cui ho parlato dopo mi hanno dato degli ottimi segnali e anche mi hanno dato alcuni spunti, cose cui non avevo pensato. Con gli studenti ce li hai lì davanti, li vedi in modo continuativo e quindi... Certo. Carlotta Ventura di Telecom Italia ha detto che se in un colloquio di lavoro un candidato afferma ho sempre voluto lavorare nel mondo della comunicazione, lei risponde avanti il prossimo. A lei piace la parola comunicazione? Cosa è diventata adesso? Poi è un po' vuota. Allora, io ero presente quando è stato istituito il primo corso di comunicazione a Bologna, che era una costola del DAMS. E certo, è il mio ambito di studi, certo che mi piace. La parola, il concetto, ciò che, il tipo di studi che è questo fenomeno così pervasivo richiede. Forse mi dà fastidio il modo in cui talvolta si parla di comunicazione per non parlare dei fatti reali, cioè ho la sensazione che ci sia un'euforia comunicativa come se la realtà si fosse spostata sui mezzi di comunicazione e non fosse invece compito dei mezzi di comunicazione di interpretare, eventualmente rappresentare quella realtà. E i giornalisti italiani sanno comunicare? Qual è l'errore più comune che fanno? Ci sono giornalisti di tutti i tipi. Sulla questione di cui mi occupo io,
Spesso i giornalisti sono completamente disinformati e parlano per stereotipi e luoghi comuni. D'altronde non tutti i giornalisti si possono informare, o insomma dicono di non potersi informare in maniera accurata su ogni argomento, ma almeno si astenessero dal trattarli gli argomenti che non conoscono per niente. Ecco. E quindi lasciassero spazio a chi invece questi argomenti li studia. Io ringrazio Valentina Pisanti per essere stata qui con noi e do la linea alla regia. Grazie.